Have to get away from the Babylon. Get away. Di partenza, qui siamo a Castel Volturno, Cristalino, e qui c'è il mare. Questo è uno dei miei posti quando sono alle mie zone. Ovviamente sempre vicino al mare io. Qui si vede un tramonto spettacolare. Buongiorno a tutti. Eh sì, sto facendo pochi video anche perché sto un po' incasinato. C'ho due problemi. Uno, che devo fare subito la revisione al camper che mi ero dimenticato di farla, e quindi ora siamo qui al centro revisione. E poi niente, devo mettere a posto gli ammortizzatori del camper, quelli davanti, che secondo me quando sono stato in Sardegna in quelle strade maledette si sono rotte. E quindi siamo qua in attesa che possiamo fare tutti questi servizietti. E c'è poco da farvi vedere, ora giro la telecamera e vi dico dove sono. Eccoci qua, siamo al centro revisione, qui a Mondragone, una delle zone che pure frequento, dove c'è anche il mio meccanico. E stiamo aspettando il nostro turno. Gaia, come vedete, sta buona, è tranquilla, quando so sa che quando veniamo dal meccanico perdiamo una giornata intera così, e quindi fra un po' si stenderà e si metterà a dormire. Mi avete fatto molte domande su dove ho fatto io l'impianto dentale. E sono stato a Bucarest e sono stato al dottor Palmas, che ha varie cliniche sia in Moldavia che in Romania e anche a Bergamo. Chiaramente i prezzi cambiano, quello italiano da quelli rumeno o della Moldavia. Ho pagato la metà della metà di quello che si paga in Italia, e devo dire la verità, per ora ho i provvisori, ancora non parlo benissimo perché qualche punto è rimasto. Però diciamo che sto bene,
tranquillo. È vero, dai. C'ho i denti belli come i tuoi ora, guarda. No, questi sono i provvisori, i belli saranno i definitivi, ma se ne parla a luglio. Quando ho finito tutti questi servizietti abbiamo pensato di andarcene a svernare in Sicilia, perché mi è piaciuto talmente tanto l'anno scorso che ho voglia di ritornarci e stare qualche mese là. Vero? Quindi ci vedremo quando parto, probabilmente. Ora vi faccio vedere ancora qualche zona dove, quando non sono in viaggio, dove mi fermo, a parte Gaeta che vi ho fatto già vedere. E poi spero presto ce ne andremo in Sicilia. Ok, revisione fatta e ora andiamo dal meccanico a vedere se riusciamo a risolvere anche quest'altro problemino. Ecco. Tra 600 metri, svolta a destra e prendi via degli Oleandri. Certo. Sei ferma, fai la brava. Domenico? Uscito. Ok, aspettiamo. Tornerà, no? Torna. Sì, penso che sia tornato. Appunto, sì. Ok, grazie. E aspettiamo che torna Domenico. Aspettare, capito? Quindi non piangere. Chiagnazzara. Siamo in Cina. Come hai detto che si chiama sta roba? Ramen. 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 Con la C. Con la M. Ramen. Ah, ramen. Ramen. E le grandi città ci sono. Magari dedicate solo a questo. Ah, sì? Barca in campagna. Alla fine siamo qui di nuovo a casa di Gaia, della mamma di Gaia. Siamo qui un'altra volta. No, a casa di Angelo, no, della mamma di Gaia. Vabbè, ma tutti quanti conoscono Gaia, quindi la mamma di Gaia. Perché il mio meccanico mi ha fatto perdere 20 giorni di tempo e ora sì, ora lo facciamo, e ora lo facciamo. Alla fine non che mi sono bisticciato, perché non mi bisticcio con nessuno, però sono venuto qua, c'è un altro meccanico di fiducia. È martedì, cioè dopodomani, finalmente mettiamo gli ammortizzatori, regoliamo la cinghia, anzi cambiamo la cinghia che fischia, e così posso decidere quando partire e quando andare in Sicilia a fare 2 mesi di sopravvivenza, una nuova esperienza che voglio fare da solo. Sì, con i tuoi follower. Sì, vabbè, quelle 4-5 persone che mi seguono e che mi fa piacere conoscile prima o poi. Okay. Un brindisi. La prima persona. A voi.
E ora silenzio, parla la polenta con la salsiccia al sugo. Pare che parte un altro po' di sugo?